Schia, benvenuto nella conferenza stampa post gara 4. A lei la parola per il suo primo commento. Buonasera a tutti, voglio fare complimenti a Virtus Bologna per la finale. Questa è un'attitudine qua in Italia, Milano, Bologna. Noi abbiamo provato, penso che abbiamo preso tanti colpi durante questa serie, loro sono una squadra più profonda e non è facile, siamo stati sempre noi in situazione di fare aggiustamenti. Complimenti ai miei giocatori per una stagione con tantissimi problemi, però mai abbiamo mollato, siamo stati sempre di là. Mi dispiace tanto adesso dopo di questa serie che non abbiamo rubato una partita di là, però è così, al finale è andata la squadra che è meglio di noi. Da ultima partita sono un po' triste quando lo vedo statistica. L'unico vantaggio che loro hanno avuto davvero è su questa linea di tiri liberi. Per essere chiaro, non parlo di arbitri, come sapete mai parlato, però dobbiamo essere meglio, dobbiamo essere più reattivi, dobbiamo difendere uno contro uno. Però 31 punti da linea da tiri liberi e non c'è difesa di là, hai capito? Però noi dobbiamo essere meglio. Questo è così, come ha detto ai nostri giocatori, ringrazio per una stagione con tutte le difficoltà e soprattutto per questo playoff. Noi torniamo i più forte, andiamo a imparare di questa stagione, questa è mia prima stagione davvero, abbiamo fatto un passo avanti. Se vediamo gli ultimi 2 mesi di stagione l'anno scorso, quando sono arrivato, speriamo un prossimo passo l'anno che viene. C'è tanto tempo per studiare, c'è tanto tempo per fare analisi, però con questa società e gente che lavora con me, io sono sicuro che è una garanzia che tifosi di Rare vanno a vedere una bella pallacanestro anche in futuro. Grazie a tutti i tifosi dei Rare per questi 8 mesi, sono stati straordinari. Grazie mille, se avete qualcuna domanda. È stata una partita da un andamento un po' diverso rispetto alle prime tre partite, fortissimo, poi siamo trovati a inseguire, però non si è mai avuta la sensazione, cioè, di avere quel fuoco, cos'è, bravi loro che l'hanno o non un po' scarichi. No, prima cosa, questa tutta la serie era di match-up e quando abbiamo perso questo match-up, Sims Shengelia, abbiamo perso partita perché noi abbiamo tagliato tanto da loro linea 3 punti. Penso che anche stasera un tiro da tre di più di loro, però il problema è dentro e quando abbiamo perso Sims non abbiamo trovato nessuno che può difendere. Noi abbiamo vinto le ultime 2 partite, l'ultima partita, e tutte e due di là, siamo stati di là per eccellenza di nostra difesa. Jordan è perso, come si dice, benzina, non lo so, ha giocato per me il miglior giocatore in playoff in questo momento, ha fatto ragazzo un lavoro straordinario, però Virtus è più profondo. Più profondo, sempre era qualcun altro che risponde e per noi molto difficile. Coach, l'ha detto lei prima, c'è un po' di rammarico per non aver portato via una partita da Bologna. C'è comunque tanto orgoglio per essersela giocata alla pari con una squadra, con dei giocatori che in Eurolega fanno la differenza. Ma io sono allenatore mai contento, hai capito? E questo. Sicuro sono orgoglio di lavoro, di tutto che abbiamo fatto. Non siamo andati a giocare di là contro Virtus dire che siamo underdog o che loro sono meglio. No, siamo andati di là e abbiamo fatto 3 partite seguite a un livello altissimo. Penso che non mi tocca giocare in questo livello. Però questo è tutto per impegno dei nostri allenatori, dei nostri giocatori che non sono stati di là sempre. Sempre, sempre. Grazie coach. Grazie mille. Grazie. Anche Grazie.
All'ultima, c'è una regola come non è scritta in mia vita, io parlo con arbitri, io parlo con stampa, però mai parlo di arbitri, mai parlo di stampa. Grazie per tutte le parole che avete fatto quest'anno, queste belle, queste che ti meno piace, questo è il lavoro vostro, continua questo cammino. Penso che abbiamo avuto un rapporto straordinario e andiamo avanti questo cammino. Grazie mille. Grazie.